vogliamo fare una cosa un po' diversa. Ho pensato di proporvi qualcosa che riguarda il nostro specifico, cioè il teatro. Visto che la drammaturgia contemporanea di cui mi occupo da tanti anni è una cosa molto ostica da leggere, è ancora più difficile della letteratura, perché la caratteristica principale della drammaturgia è il fatto che ci sono più voci dentro. Lasciamo perdere i monologhi, magari faremo un incontro a parte sui monologhi, che appunto per me non sono molto teatro proprio per questo, ma il teatro, la sua caratteristica è quella di avere più punti di vista dentro, voci diverse, personaggi che esprimono punti di vista diversi. Per questo leggerla a tavolino dentro il libro è più difficile rispetto a leggere la narrativa normale. La narrativa normalmente è il pensiero di un autore che si dispiega attraverso i personaggi, ma c'è un forte punto di vista. Anche lì ci sono eccezioni, però insomma il teatro, quando è scritto bene, ce ne sono tanti di punti di vista. Questo testo, cominciamo con un testo stasera breve che io amo molto, di un autore sudamericano che si chiama Rafael Spregelburg. È un autore che è stato tradotto e pubblicato qui in Italia prima dalla Ubu Libri, che è una storica casa editrice che si occupava di teatro, che ha chiuso da poco purtroppo, e poi è stato ripreso da Einaudi, che ha pubblicato in 2 volumi 7 opere. Quest'opera che vi leggeremo stasera è un'opera inedita, quindi è una chicca per voi. È un'opera breve che è stata scritta nel 2012, si intitola La fine dell'arte. Nel 2012 con Rafael Spregelburg stavamo lavorando con un gruppo di attori che venivano da vari paesi europei, e mentre stavamo lavorando a creare dei testi accadde una cosa, accadde un fatto, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Una signora, una vecchina di un paesino in provincia di Saragozza, venne incaricata, ma un paesino, di quelli proprio con la chiesa, con la piazza, basta, Borca si chiama il paesino, venne incaricata dal parroco della sua chiesa di restaurare la figura del Cristo che c'era dentro la chiesa. Lecce Homo, la classica figura del Cristo flagellato, con la corona di spine, più o meno ce l'avete tutti in testa, no? Quello così. Era un'immagine abbastanza classica, ottocentesca, niente di particolare, di un autore abbastanza poco conosciuto, è un po' rovinata. E la signora ottuagenaria, pittrice dilettante, ci ha messo le mani sopra ed è scoppiato il putiferio, è diventato un caso su internet. E ha scatenato delle grandi discussioni fra critici dell'arte, storici, filosofi, rispetto a cosa ha fatto, che adesso ve lo faremo vedere, quindi non vado troppo nello specifico. Noi questo testo Spregelburg l'ha scritto proprio a caldo, 2 settimane dopo l'accadimento, quando su internet si vedeva di tutto di più e i commenti erano a caldo, e ha immaginato una discussione su questo accadimento. Un attimo che prendo il mio testo, gli occhiali ce li ho, andiamo a cominciare. La fine dell'arte, Santa Cecilia de Borja a Saragozza, di Rafael Spregelburg. Lo ha dejado hecho un cuadro. L'ha ridotto uno schifo. Ho fatto quello che ho potuto. Ho ridotto un cuadro. Le altre facce non vienono al pelo. E funziona, ha detto in tutti e due i modi. Non è un restauro. Prima aveva una corona di spine. Adesso un video un po' strano. Lecce Homo, soprannominato su internet, è Cecilia. Io fingevo da quando avevo 5 anni, ho fatto un sacco di mostre. Io ho fatto un po' di attenzione. Mi sono messa a sistemarlo, però poi sono dovuta partire e non l'ho finito. Quando torno lo finisco, e sono tornata e già c'era tutto sto casino. No, l'altra, grazie. Questi sono i risultati su internet, il prima e il dopo. Un
all'università. Anche, per esempio, voi fate finta di niente. Devo darle dei copi. Non ho ancora detto nulla. Dicevo, un'università da qualche parte in Francia. Non è la capitale, ma neppure un paesino. Una cittadina vicina al confine fluttuante tra la Francia e quell'astrazione che le mappe concordano nel chiamare Belgio. Diciamo che l'azione si svolge a Lille. Due professori universitari, Gaston, francese, e Valérie, belga, sono seduti a un tavolo. Hanno finito di pranzare. Le tazzine del caffè, il cestino del pane, un discreto candelabro con una candela. La circostanza potrebbe apparire vagamente romantica, invece stanno discutendo vivacemente da un po'. Io trovo davvero difficile, soprattutto visto che siamo in Francia, parlare di arte concettuale in un caso del genere. Non c'è sostituzione dell'opera materiale da parte di un concetto, di un'idea. Non è concettuale. Di fronte ad un'opera concettuale in un museo, che cos'è che mi aspetto io con addosso la mia sensibilità contemporanea? Mi aspetto di entrare e vedere cosa? Cosa? Una targhettina. Una targhettina con il titolo dell'opera, una descrizione dei suoi intenti, figurativi o no, e poi confrontare questa informazione con l'assenza totale o parziale dell'opera in termini fisici. Penso di essere d'accordo con te. Però sì che invece vedo una sostituzione interessante della forma da parte dell'idea. Cecilia Jiménez ha espresso di fronte alle telecamere, che sono in questo caso un succedaneo della targhetta del museo, ha espresso... Ma nemmeno per sogno. No, no, io non posso accettare che il museo sia sostituito dall'etere della videocamera della televisione, ma per favore, una scorreggia nel cesto di limiti dei tempi. Cecilia si è espressa. Se ho peccato nel dipingerlo, chiedo perdono, ma non sono riuscita a finirlo. Io penso che è lì dove la sua opera aperta, non finita, non è tanto il restauro in sé del Lecce Homo, quanto la frase dove combina creazione con colpa e fede. Impossibile, è impossibile far rientrare l'opera nei canoni della nostra cattedra, Valérie. Ma capirà che mi è impossibile e che non ci metteremo mai d'accordo. Per definire questa crosta opera d'arte, io devo perlomeno nutrire un minimo di sospetto che la sua autrice abbia avuto la volontà di distruggere l'originale. E io non credo che lei abbia idea di ciò che sta facendo. Non parliamo di distruzione, perché allora dobbiamo espellere dal canone e dal programma anche tutta l'art brut e tutto quello che ha seminato Warhol per la sua generazione. Non semplificare, non ho detto questo. Io non semplifico, ma è evidente che se limitiamo l'ingresso nella categoria arte solo all'intenzione accademica o anti-accademica, mettiamo da parte quello che potrebbe starci nel mezzo, sul confine. No, no, ti prego, no, non ti mettere dal lato debole del confine, è un'argomentazione noiosissima e ormai non si usa più, è vecchia come il cucco. Il confine è un incidente fra due masse corporee di senso. È la ruga, la varia, il dente mal tagliato del puzzle, ma non sarà mai il punto di vista. E me ne lamento. Anch'io lamento questo e tante altre cose, ma lamentandomi non faccio critica d'arte, Cherie. Magari è tempo di lamentarci e non di criticare. No, io non posso credere alle mie orecchie, ma tu ti stai ascoltando, Valérie? Sì, e parlo col cuore. Spesso entro in aula sostenendo questo programma della materia. Che è stato concordato fra tutti i professori di questa prestigiosa fondazione di studi, diciamolo. E tu stessa hai preso parte alle riunioni di corso. Sì, prestigiosa fondazione, beh, può essere. Però io entro in aula aggrappata a questa cartellina e ho una sensazione, come un brivido lungo la schiena, una sensazione senza nome, che adesso comincia a chiamarsi Cecilia Jiménez, la sensazione che le nostre categorie sono organizzativamente chiuse e che stiamo dando agli studenti, futuri artisti, futuri critici d'arte, non è la stessa che cosa. Gli stiamo dando una versione filtrata dalla nostra esperienza, che è l'esperienza sociale di 5 minuti fa, ma non quella di domani, venerdì, non quella dell'anno prossimo, non quella del secolo che forse farà
di Cecilia Jimenez e della sua casuale avventura, il metro con cui misurare la qualità di un Da Vinci, di un Duchamp, e che si burrerà di noi e di questa misera, pretenziosa cattedra in una città di provincia. Scusa? Dico in senso figurato, sono molto contenta della mia nomina a questa cattedra. Beh, ci credi se ti dico che non sembra? Ti chiedo scusa. Davvero penso che fra l'arte celebrata dall'Accademia... Che probabilmente è insufficiente. È così! È l'arte che l'Accademia condanna o disprezza. E che è ciò che giustifica la nostra presenza come gestori, come vettori di apertura di vuoti nel tessuto sociale, vuoti attraverso i quali spiare il futuro. Precisamente questi vuoti. Io penso che nel mezzo ci sia qualcos'altro. Qualcosa come? Qualcosa di più! Qualcosa come Cecilia Jimenez, una donnina di paese a Borca, Saragozza, pittrice dilettante. Guarda, io sono un nuotatore dilettante dello stile farfalla, ma non pretendo di presentarmi alle Olimpiadi. No! Ma questa passione per il nuoto, per la pittura, questo amore nel lasciare una traccia nell'acqua, sulla tela, è questa la pulsione che spinse l'uomo di Neanderthal a dipingere nelle grotte di Chauvet un'immagine di leone uccello. Un'immagine che non è quella di un dio, come ci ha voluto far credere quel qualche antropologo scemo, ma è la naturale espressione di un desiderio bello. Di un desiderio che poi il linguaggio che ancora non c'era, che sarebbe arrivato molto più tardi, che il linguaggio ostruirà creando le parole leone da una parte e uccello dall'altra, imprigionando la conoscenza in queste due categorie chiuse, annullando il sapere magico, negando sfumature a quell'essere desiderato, a quel leone uccello. Ma senti Gaston, ma perché hanno dipinto un leone uccello? Perché non hanno fatto una manina, un bufalo? Perché? Perché il leone uccello avrebbe divorato la paura. Planando feroce sui morti, avrebbe mostrato che l'animo umano vince la morte, perché l'immagine dell'anima umana, che è la sua conoscenza, rimane rinchiusa, custodita nel mistero di una grotta, di una tela, di un lutto. Io ti capisco e mi dispiace tanto per il dolore della signora Cecilia. E non sono d'accordo col commissariato del paese di Borja, amministrato appunto da uomini di Neanderthal, se gli concede il commento leggermente razzista. Certo, certo. E che adesso si mettano ad intraprendere azioni legali contro Cecilia Jimenez, mi sembra un'aberrazione. E ho già firmato la petizione su Facebook perché non venga accusata di nessun crimine. Ma anch'io. Bene, però da qui ad accogliere questo errore come volontà artistica, ma c'è una falla enorme. Un vuoto infinito che io non riesco ad affrancare. Io lo capisco. Ma dobbiamo trovare una versione intelligente, sensibile, che includa questo incidente meraviglioso, questa azione senza nome, questo ecce scimmia. Nelle pagine del programma universitario dobbiamo avvicinare l'Accademia e l'Anti-Accademia con le loro falle nel mezzo. Che sospetto. Io sospetto che lì ci sia ciò che amiamo, ciò che vogliamo definire da quando ci siamo laureati, ciò per cui ci siamo formati, ciò che perseguiamo e che abbiamo deciso di chiamare arte, perché siamo miseri esseri infilzati dal linguaggio e perché non riusciamo ad avere il coraggio, il valore, il coraggio di un Neanderthal per spremere un fegato di bisonte, estrarne i succhi colorati e dipingerci sulle pareti dei nostri spogli appartamenti quel leone uccello, quella creatura misteriosa, no, per dipingere noi seguiamo il catalogo di Leone. Non lo so. Vado un momento in bagno. Valerie rimane sola, senza alcun commento, senza nessun gesto inutile, prende la candela dal candelabro che sta sul tavolo, apre delicatamente le gambe e se la introduce nella vagina. Scomoda, senza disperazione, come qualcuno che si sistemi i capelli per venire meglio in foto. Gaston ritorna, non ha visto niente. Allora? Allora niente. Ho fatto
fatto una cosa terribile. Temo che oggi quando entrerò in aula... Beh, ma che argomento devi trattare oggi che ti mette tanta ansia? Un'introduzione al bianco su bianco di Malevich. Ah, com'è invecchiato questo tema. Si è un po' invecchiato, come quest'altro. Prima post-modernità. E va bene, è un programma, ti dà un orientamento, un'organizzazione, niente di più. O quest'altro, la post-modernità in sé. Ma io adoro Hearst. E quest'altro argomento, il futuro della post-modernità. Notizie del secolo scorso per gli studenti che si aspettano una posizione chiara dalla nostra cattedra di fronte a questo incidente, di fronte a questa apparizione mistica di Cecilia Jimenez. No, per favore, non esagerare, mistica. E come la chiami, se no? Beh, si chiama errore. Ah, sì? Ci sono già file di curiosi in pellegrinaggio al paesino di Borja, privo di attrazioni turistiche, eccetto che per il restauro catastrofe del Lecce Homo. Ormai bisogna mettersi in coda di fronte all'umilissima parrocchia, code molto più lunghe di quelle per vedere la Mona Lisa impallata dai giapponesi al Louvre, che sul serio invecchia come uno yogurt fuori dal frigo. Sì, invecchia. E tu vuoi essere quella che le dà il colpo di grazia? Accogliendo questa santa Cecilia nel canone accademico, tu vuoi beatificarla, vuoi medievalizzare l'amministrazione del sublime, ma con quale autorità, Valerina, per favore, e con quale sostegno teorico? Soprattutto, con quale bibliografia? Io non voglio dare nessun colpo di grazia, io voglio poter rispondere ai miei studenti. Io non ci riesco, come te, a presentarmi in aula e dire non lo so. Cosa vorresti dire? Niente. No. Mi stai dicendo che io invece mi posso piantare senza problemi davanti agli studenti e dire non lo so? Mi stai accusando di dare sfoggio di ignoranza? Di offrire un modello di lassismo a un gruppo di studenti di storia dell'arte? È un'accusa grave, Valerie, e mi sembra che forse non è questo il contesto per discutere. Nemmeno per sogno, Gaston, non fare così, non ho mai detto una cosa del genere. A me è sembrato. No. Sto dicendo che magari io non ho abbastanza esperienza come te da farmi carico di questi buchi di senso che consentono un pensiero in grado di superare questa dialettica dell'ineffabile. Io non lo so che cos'è la dialettica dell'ineffabile. Scusa, forse mi sto esprimendo male, è l'idioma. Ma parliamo perfettamente lo stesso idioma, Valerie. Beh, sì, teoricamente. Noi in Belgio chiamiamo dialettica dell'ineffabile quell'impalpabile, quella capacità di mettere a confronto conoscenza e non conoscenza e forzare una sintesi. Quella capacità di stirare la ruga del confine, come dici tu, affinché non vi sia più separazione tra una cosa e un'altra che per puro capriccio decidiamo di chiamare il suo contrario. Sì, come vuoi, in Francia si dice nello stesso modo. Io penso di non capire bene perché mi tiri fuori questo argomento. Tu dici che per me la materia si è fatta ineffabile, che per me è impalpabile e che io non ho nessun problema nell'indicare il mio vuoto di conoscenza di fronte agli studenti. Tu hai ricevuto lamentele. Chi è stato? È per la storia di quel ragazzo che dice che ce l'ho con lui, è per la storia di Giulia. Non so niente di nessun Giuliano. Basta con l'ipocrisia, Valerie. Se vuoi sapere come sono andate le cose, chiedimelo e basta. No, non voglio sapere niente. Io non ho niente da nascondere. Nemmeno io. Deve essere la lingua. In Belgio, per esempio, le patate fritte le chiamiamo frites. E voi le chiamate? Frites. Com'è che le chiamate? Appunto, lo vedi? Invece noi le chiamiamo frites. Beh, ma è perché sono diverse. Noi prendiamo la patata, la sbucciamo, la friggiamo e basta. Frites. Non si serve. Io adesso ti dico quello che penso, così chiudiamo l'argomento. Io sono stufo della scusa del linguaggio. Del linguaggio come fraintendimento. Tanto per spiegare la natura di un quadro che non vale quanto pesa in merda di coniglio, quanto per accusare qualcuno di abusare dell'innocenza di uno studente come Julien, che ha già dei precedenti in altri corsi. Ah, quanto è facile! Io sono stufo, stufo! Del pensiero confuso, speculativo, della zona di confine, dove si dice quello che si dice, ma non si vuole offendere nessuno. Io sono stufo della scusa della Valle del Lussemburgo, della sindrome della Valle del Lussemburgo. Sono stufo dei posti dove in mezzo c'è una valle!
E da una parte si dice una cosa e dall'altra non si sa che cosa. No, no, io non ho detto questo. No, non ti offendere. Il fatto è che nella Valle del Lussemburgo la parola pedofilo vuol dire tipo cool. Sono aggiornata sull'argomento. Io sono belga e ho questo problema reale, su una questione reale, un punto di flessione reale nella storia dell'arte, che è la materia che dovrei insegnare focalizzandomi sul contemporaneo. Buongiorno, e non prof. Professore, buongiorno. Buongiorno Paris. Buongiorno. Io allora, io vi chiedo scusa per il disturbo, perché è proprio l'ora di pranzo, ma davvero non riesco a capire, cioè, io non lo so, sono molto sorpresa, perché io avevo riposto molte aspettative su questa tesi e penso di aver svolto tutto rispetto alle premesse. Allora io non capisco perché questo voto. E quanto hai preso? Due. Terribile. Paris, non è il modo nel momento. No, lo so, infatti chiedo scusa, ma cioè io ho scritto questo lavoro, sono 300 pagine, dove ho cercato di raccogliere tutta la bibliografia che ci avete passato e di elaborare oltretutto un'idea personale, azzardata, sì, ma interna a un contesto accademico, rischiosa, sì, può darsi, ma giustificata da citazioni bibliografiche, critica, ma autogiustificata da 425 sostanziose note a piè di pagina. E all'improvviso mi ritrovo così con un 2 senza alcuna indicazione su quali possono essere stati i miei errori. Come si intitola la tesi? La rivoluzione inconsapevole di Cecilia Jiménez de Borja Zaragoza, nonché dipingere con la mostarda sul purè. Va bene, Gaston? Fammi un po' vedere. Allora, io lo so che incorro in una o due, tre esagerazioni, ma giuro che sono il frutto di una naturale passione per l'argomento, prof. Un argomento che mi coinvolge direttamente, che mi obbliga a ripensare al fondamento di quello che facciamo. Cosa facciamo? No, Paris, non mi coinvolge nei tuoi attestati di morte dell'arte contemporanea. No, io non ho la pretesa di coinvolgere nessuno, ma penso che la mia tesi sia consistente e che sia giustificata dalla sua propria logica, come un'opera d'arte contemporanea. A prescindere forse da certe premesse decadute che possono essere servite per una definizione dell'arte nella modernità, ma che adesso vale la pena di mettere in conflitto in questa ultima modernità. Perché, prof, a nessuno piace pronunciare la parola postmoderno, perché vuol dire tutto e vuol dire niente. Soprattutto adesso che Cecilia Jiménez ha dichiarato che vuole essere pagata per la sua opera. Cosa? Quando l'ha detto? L'ha detto oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, che la si paghi per la riproduzione indiscriminata della sua immagine in questo museo di pixel in cui si è trasformato il mondo. Le virgolette sono mie, comunque è l'espressione che ho usato a pagina 232. Oltretutto anticipando forse questo incredibile avvenimento secondo il quale Cecilia reclama autorità e autoria sull'Ecce Homo, anticipando inoltre la manovra speculativa dell'agenzia pubblicitaria Giravolta, che l'ha assunta come direttore creativo, mettendole nelle mani una tavolozza con colori ossidati e aprendole un account su Twitter, prof, per dimostrare che non importa quello che fai. Se sei sul confine fra arte ed errore, il mercato troverà sempre il modo di trasformarlo in denaro. Cioè, prof, lei può spiegarmi, papà, perché mi avete bocciata? Non penso che sia nostro compito farlo. È direttrice artistica di un'agenzia pubblicitaria, ma quanto guadagna adesso questa signora? Poco importa. Come faccio io a rivolgermi a suo padre e discutere con lui questioni come il museo invisibile o la letteralità del non detto? Di cosa si occupa suo padre? No, lui è una persona normale. Ho un ristorante. Cucina portoghese. Allora? Il problema è che sua figlia ha confuso un semplice incidente con un cambio di paradigma. 300 pagine, scritto 300. No, va, sì. 300! Il problema principale è che di queste 300 pagine, 299 non vanno. La copertina con il titolo si salva, io ti avrei alzato un voto soltanto per la mostarda. Neanche ironia, Gaston.
È una questione seria che richiede precisamente ciò di cui abbiamo parlato prima. Un accordo civilizzato fra le parti accademiche e studentesche di questa università. È perché siamo stranieri. È per questo? Papà, ma in nessun modo. Io stessa sono straniera. Sono belga. E posso comprendere il suo sentimento di fronte a una situazione del genere, ma la verità è che in questo lavoro non c'è niente, non c'è materia, non c'è base, non c'è fondamento. Non posso credere che stiamo sostenendo una conversazione di questo genere. Ascolti, signore, tantissimi anni fa la cristianità si divise definitivamente perché dei signori a Bisanzio suggerirono che rappresentare Dio in immagini fosse un sacrilegio, che l'immagine era, come dire, qualcosa di... Era troppo pagana. È così, come inscatolare il divino. Si chiamano iconoclasti, papà. Così si scatenò una guerra visuale che portò alla distruzione di migliaia di opere d'arte. Non erano opere d'arte, erano pubblicità. E sua figlia suggerisce, ispirata da un'anziana signora di un piccolo paesino che ha avuto la malaugurata idea di ritoccare il volto di Cristo. Certo, perché se avesse ritoccato il paesaggio oppure il vestito non sarebbe successo niente. Suggerisce che sia giunta la fine di questa dialettica impenetrabile fra rappresentazione e divinità. Il problema è che ha dipinto sul volto di Cristo. E che l'immagine divina, già svalutata dalla sua stessa ripetizione in serie, si possa stropicciare come un vecchio maglione e farla finita empiricamente con il problema degli iconoclasti da Bisanzio a Warhol. E se è così, se allora chiunque può catalizzare la sua furia e rovesciare le immagini delle cose perché sì, trasformare ciò che non ha un grande valore artistico e trasformarlo in qualcos'altro che proclama qui sto. Se stare qui è l'unico valore che si può riconoscere all'opera d'arte, allora la carriera che sua figlia vuole intraprendere, che si chiama arte, non esiste più, non ha più nome. E che io sappia che sto in Lussemburgo, non c'è nessuna valle, ma certo i francesi non fanno la fatica di prendere una cartina e vedere cosa ci sta oltre Strasburgo. E sua figlia, se non è in grado di identificare le parti di un accadimento artistico, metterle in francese leggibile su un foglio, io le suggerisco di provare con qualcos'altro. Odontoiatria, ingegneria, non lo so. Te l'avevo detto. Andiamo a casa. No. Lo vedi che la tua professoressa dice quello che dico io? Adesso prendo e ti scrivo qualche cosa di utile. No, papà, non voglio fare qualcosa di utile. Io voglio fare qualcosa che riguarda... Benissimo! L'avrai in piatti al ristorante fino a quando non avremo scoperto qualche cosa che sai fare. Qualche cosa di utile. A casa! Arrivederci. Vorrei solo dirvi un'altra cosa. Nel 1974, per questioni militari, Portogallo e Spagna decisero di misurare il confine. Tutto! Da Camigna, passando per Guarda, fino a Villa Real de Sant'Antonio e l'isola di Caniera. Siccome i due governi non si fidavano l'uno dell'altro, ciascuno fece le sue misurazioni. Il confine è molto irregolare e dove gli spagnoli misuravano una linea retta nel letto di un fiume, nella distanza fra due pietre, i portoghesi misuravano una curva, zigzag. Indovinate che cosa è successo? Le due misurazioni erano diverse. Diverse di molto. Moltissimo! Più di 740 chilometri di differenza. Magari è successo perché nel misurare il terreno gli spagnoli non avevano considerato le irregolarità inferiori ai 100 metri. Magari noi portoghesi, che abbiamo un piccolo paese molto bello, molto bonito, è tanto che non chiamano questo paese San Gascio. Magari noi portoghesi eravamo preoccupati di estendere il più possibile la linea del nostro piccolo confine.
le misurazioni non servono a niente quando quelli che misurano non si mettono d'accordo. Obbligatorio. A casa! A casa! Bernardo esce e trascina via a forza Paris, che si lamenta mentre viene strappata via dalla casa del sapere. È successo qualcosa di molto grave. Beh, io temo che... Non dire niente. Va bene. Hai distrutto la vita di una persona. Meglio che non dici niente. Va bene, adesso non dico niente. Di una persona contemporanea che hai distrutto la vita. Hai ragione. Il mio dubbio ha portato a una strage. Nessuno mi ha fermata. Questa ragazza forse non farà faville. Ma questa ragazza è contemporanea. È più contemporanea di te e di me. Quando io e te non saremo più capaci di capire le immagini, lei saprà ancora guardare. I suoi figli rideranno di noi. Tutti quelli che verranno stanno già ridendo. Io non lo so cos'è un meme. Io sto... Siamo i borghesi col cappello e il ventaglio che scappano dalla prima sala cinematografica quando vedono arrivare il treno sullo schermo. È per questo che mi sono formata, che ho fatto distinzioni, che ho classificato, che ho tracciato linee, che ho separato le cose con queste linee. È questo il vuoto che adesso sento qui. Quello che ha spinto l'uomo a dipingere, a definire la prospettiva, a immaginare capricciosamente che il rosso è complementare al verde e viceversa. Non aggiungere altro. No. Giusto. Ma dopo, più tardi, non lo so, la settimana prossima, al massimo lunedì, bisognerà trovare una soluzione. Io non ce l'ho. No, io nemmeno. La luce scende lentamente su di loro. Buio. Fine. Sara Sant'Agino, Igor Orbach, Michela De Rossi e Federico Pacini. Se avete curiosità, domande, chiedete. No, non è obbligatorio, non è il dibattito, no, cioè. Ma poi l'ha finito. No, no, è rimasto così. Adesso la vera querelle che si stanno ponendo gli storici, i critici d'arte, va restaurato, nel senso che va tolto quello che lei ci ha messo sopra, oppure è da considerarsi un'opera d'arte, quindi un intervento di quel tipo distruggerebbe una nuova opera. E il quadro di prima era qualche chiedo. Era un quadro di fine Settecento di un signore, ma veramente un nome di quelli, cioè poi lo vedete, insomma, un classico, proprio un'iconografia classicissima di quelle che ritroviamo su tutti i santini, un autore spagnolo di fine Settecento come ce ne sta. Comunque questa l'abbiamo vista alle Colde Maître. Sì, è nata lì, esatto, nel 2012 è nato questo testo, infatti in questo momento sì, è un testo che viene recitato in francese da un gruppo di attori francesi e belgi e a marzo sarà in scena al Bobigny di Parigi insieme ad altri frammenti che compongono varie altre fini. Si intitola La fine dell'arte, fa parte di un collana di fini, perché questo autore argentino ha lavorato con noi europei con uno sguardo nel 2012, vi ricordate, insomma è stato uno dei periodi più hard in termini di crisi economica, sembrava veramente stesse finendo il mondo, e lui è un autore che viene da un paese dove la fine è normale, dove lo stato di crisi è qualcosa di permanente,
e il suo modo di osservarci era: voi pensate che finirà tutto? Non succederà assolutamente niente, continuerà tutto come prima. Se l'euro finirà, bah, troverete un altro modo per campare, ma non si muore. E quindi si è preso un po' gioco, ha cominciato a osservare quelle che noi, per noi potevano essere delle fini, cioè la fine dell'arte, la fine della storia, la fine del denaro, anche abbiamo fatto in altre situazioni, la fine delle frontiere e così via, sulle lingue, sul fatto che lui dice: voi vivete in un paese che dite essere unico, questa Europa unica, non vi capite tra di voi nemmeno quando state tra belgi e francesi e parlate lo stesso idioma. Quindi sì, è uno di quei pezzi là che avete visto in francese. È stato fatto anche in italiano, in realtà, ha avuto poche repliche, ma è stato fatto nel contesto di uno spettacolo che si chiamava Furia Vicola. C'era quella signora lì che lo recitava in quel frangente. Luisa Merloni, non la mamma di Sasso. Era una sostituta. Diciamo. Sostituta. Vabbè. È stato fatto molto poco, io lo trovo un testo molto bello perché è uno sguardo, tanto questa capacità di veramente di creare punti di vista diversi, addirittura all'interno dello stesso personaggio, che davanti a qualcuno la pensa in un modo, davanti a qualcun altro la pensa in un altro, giustamente. Poi questa figura di padre che porta la saggezza, la risoluzione alla fine, no? Sono tutti piccoli atti unici, diciamo. Sono quelli che compongono il testo, la collana di testi che sta girando in questo momento in Europa, si chiama La Fond de l'Europe, e sono tutti piccoli quadri che vanno dai 3 minuti ai 25, ai 50 minuti. Sono durate diversissime a seconda. Però sono concepiti per essere fatti tutti insieme? No. Come vedi, no. Infatti, cioè, questo testo in particolare è anche stato fatto nei contesti museali, per esempio, a Buenos Aires e in Portogallo, è stato fatto nei musei di arte contemporanea, nei vernissage delle mostre d'arte contemporanea, è stato fatto in quest'altro spettacolo, Furia Vicola, che in qualche modo conteneva tre fini, perché era comunque la fine del denaro, la fine dell'arte e la fine della realtà. C'è un altro pezzo molto bello. Ricordami perché Furia Vicola? Non me lo ricordo veramente. Voi vi potete alzare se volete. Furia Vicola, il titolo Angry Birds. Angry Birds. Perché Fine della realtà è un quadro che parla del videogioco, non so se vi ricordate quello con gli uccellini che si autodistruggevano. E quindi io mi sono divertita a farne una traduzione un po' letterale in italiano, e Furia Vicola mi piaceva tanto per tradurre Angry Birds. È un po' quello, sai, gli uccellini arrabbiati. Quanto durano tutti insieme, tutte le fini? Tutte le fini che nella Fan dell'Europa sono 4 ore. Ah, ok. Sì, sono un po'. Bella. Sì. Sono 12? No, sono 8. Pensavo 12 come le stellette. No. Sono 8, ne abbiamo eliminate 3. 9, 10, 11 erano. Yes. Senti, ma adesso nel programma che hai fatto, guarda, non lo so, perché dipende molto dagli attori che ci sono in quel momento liberi a Roma e che gli va di giocare a mettersi a leggere. Se volete lo facciamo, ci sono altri testi che ho in mente. Guardate, in questa prima tranche io vorrei chiedere anche collaborazione a colleghi che si occupano di drammaturgia, per esempio francese o tedesca, in lingua tedesca ci sono delle cose molto belle. Io purtroppo sono traduttrice dallo spagnolo, quindi il mio specifico, io vi posso portare innanzitutto quello che non si trova in giro pubblicato, tradotto, che da quella lingua là. Quindi pensavo sicuramente in uno di questi appuntamenti faremo Amelin di Juan Mayorga, che è un testo molto molto bello, che noi abbiamo portato, con la mia compagnia abbiamo portato in scena nel 2008 e ci abbiamo vinto pure un bel premio, ma è veramente bello, 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 con tanti attori, sono quei testi difficili da vedere a teatro perché ci sono tanti attori dentro, e poi Breve racconto domenicale, che qualcuno di voi ha visto, che è un altro testo di un sudamericano, ah già, allora è esattamente. No, bellissimo. Esatto, un altro sudamericano, e mi piacerebbe anche, se ci riesco, perché veramente servono 15 attori, ed è non facile, un Chekhov riscritto da un sudamericano, molto bello, perché anche la scrittura classica, Chekhov è un po' l'inizio della drammaturgia contemporanea, vedere oggi cosa resta, cosa diventa, e secondo me regge, no, alla grande di più,
vediamo, vediamo con le disponibilità di tutti quanti. Intanto grazie per essere venuti.